Ciao amici, ora vi faccio un quiz perché ho letto qualcosa di molto particolare. Sapete quale attività umana riversa ogni anno milioni di tonnellate di CO2 nell'atmosfera? Anidride carbonica? I jet e gli elicotteri privati dei VIP? I vecchi riscaldamenti condominiali? I milioni di automobili inquinanti nel mondo? Sono tutte risposte valide, ma la mia risposta non è nessuna di queste. La risposta è l'industria funeraria. Oh, che battuta macabra! Ma guarda che oggi non è Halloween! Non è una battuta. Lo ha dimostrato uno studio americano condotto da un'azienda innovativa che ha anche una proposta un po' intrigante. E non macabra. L'azienda si chiama Recompose e la sua mission è offrire un'alternativa eco-friendly alla sepoltura o alla cremazione dei propri cari. Pensate, hanno trovato il modo di creare terra fertile dalle nostre spoglie mortali. Tu hai qualcosa che non va? Non credo sia così. Ci ho pensato e forse in effetti è l'industria funeraria che ha qualcosa che non è adatto ai tempi e non va. Lo dice anche la fondatrice di questa azienda Recompose, Katrina Spade. È una ragazza giovane e insieme ai colleghi della Washington State University ha studiato il problema in modo serio e ha trovato la soluzione in una delle tecniche più antiche conosciute e praticate dall'uomo, il compostaggio. L'idea di restituire le nostre spoglie mortali e il nostro involucro fisico a Madre Terra non è una novità. Per esempio, in molte fattorie i resti degli animali da allevamento tornano alla terra e compiono un ciclo naturale. E così Katrina ha pensato, perché non rivoluzionare l'industria funeraria? Grazie a una legge del 2019 in America, nello stato di Washington, dalla metà del 2020 sarà possibile praticare la recomposition, così hanno chiamato questo procedimento. E nel 2021 questa azienda Recompose aprirà a Seattle e sarà operativa. Scusa, ma che cos'ha che non va alla sepoltura normale o anche la cremazione? E purtroppo non sono più processi ecologici. Per la sepoltura vengono usati additivi chimici che poi finiscono nelle falde acquifere, anch'io non lo sapevo, ma è così. E poi c'è l'inquinamento causato dalla produzione di tutto il necessario. E i cimiteri ormai hanno bisogno di espandersi continuamente e occupano terreni che magari sarebbero utili per piantare alberi contro l'inquinamento. E la cremazione consuma molta energia e produce gas inquinanti. Recompose promette di usare pochissime risorse naturali perché utilizza processi esclusivamente biologici. Il risultato è terreno di qualità che si ottiene in 30 giorni senza nessun residuo chimico e il terreno prodotto può essere dato alla famiglia o usato da una fondazione che pianta alberi contro l'inquinamento e il riscaldamento globale. Bah, mi suona ancora strano, ma no, forse non è così assurda quest'idea. Ma voi amici, cosa ne pensate? Vi siete scandalizzati? O avete intravisto uno spiraglio ecologico e naturale che va oltre la nostra vita? Per dare continuità a questo involucro fisico o a queste spoglie mortali, come dicevano i poeti? Scrivetemelo, sono molto curiosa, lo leggerò nei commenti qui sotto. E ora condividete questa notizia stranissima con i vostri amici e discutetene anche voi. Mettete un like se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale, abbonatevi e ritornate al prossimo video, sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao! Discutetevene. Ah sì, diatomini. I just wanna go.